Ciao mister, ben trovato. Ciao. E guardando l'amichevole contro la Primavera del weekend scorso, nel primo tempo il tuo Verona aveva un assetto tattico, nel secondo tempo hai tra virgolette stravolto la squadra e dopo lo 0-0 del primo tempo è finita 11-0. Questo perché, e chiudo il mio pensiero, la posizione di Laribi è determinante per questo Verona. Nel momento in cui tu me lo metti al centrocampo, lui perde tra virgolette il suo potenziale. Se lo avanzi sulla tre quarti, correggimi ovviamente se sbaglio, le sue qualità vengono messe in evidenza maggiormente e soprattutto il fronte d'attacco ne gioca molto. È un ragazzo che ha grandissime qualità. Penso che quando un giocatore abbia grandi qualità può essere in grado di coprire più ruoli. Ovviamente quando è stato messo nel centrocampo, in un centrocampo a tre, l'intenzione non è sicuramente quella di fargli fare tutto il campo e soprattutto di difendersi tutti gli avversari, ma è quella di riuscire a trovarlo negli spazi che si possono creare per le spalle dei centrocampisti avversari, quindi aveva libertà di movimento, è un ragazzo che non va inquadrato dentro determinate posizioni, ma va lasciato libero di saper esprimere il proprio talento. E sono convinto che insieme ad altri giocatori ci darà tantissimo, al di là della posizione che occuperà in campo. Un altro giocatore secondo me che ha grandissima qualità e lo stiamo conoscendo è Santiago Colombatto, un giocatore che sulla mediana del campo può fare la differenza sia con Davidovic piuttosto che con Henderson. Ti chiedo, l'ingresso nel gruppo di Santiago come sta procedendo e quanta fiducia hai tu in questo giovane? Io ho fiducia in tutti i giocatori che ho a disposizione, ma non è una frase fatta, ovviamente. Il tempo potrà testimoniare questa frase, perché in una partita ho ripetuto anche a loro, è difficile far capire che sia la fiducia perché non si riesce a dimostrarlo, ma io sono convinto, perché credo in questo, che quando hai dei giocatori bravi ovviamente devo essere bravo io a saperli utilizzare nei momenti giusti e fare riferimento a tutti, perché con un giocatore solo sicuramente è più difficile riuscire a vincere le partite, con tanti giocatori bravi, tutti a disposizione della squadra, sicuramente il compito diventa più facile. A te non piace parlare di singoli, però Mattia Zaccagni si è messo molto in evidenza nella partita che ha fatto in famiglia. Quanto è importante per te il rientro a pieno regime di Mattia dopo questo infortunio abbastanza grave che ha subito al ginocchio? Un altro giocatore che ti può coprire più fasi del campo, più zone del campo, perdono. È un ragazzo che conoscevo, ma non conoscevo bene, con cui ho avuto l'opportunità di fare quest'anno, e ha grandi qualità, perché ha qualità tecniche, qualità fisiche, ha cambio di passo, sa attaccare, sa difendere, quindi è un ragazzo che ci servirà e ci darà credo una grandissima mano. E non è stato fortunatissimo l'anno scorso perché ha avuto un infortunio che l'ha condizionato per quasi tutta la stagione e che si è trascinato un pochino anche quest'anno, perché nella prima fase quando eravamo in ritiro, ovviamente i carichi erano un po' più alti, sicuramente aveva questo ginocchio sempre un po' in sofferenza. Siamo stati bravi a saperlo gestire, sta venendo fuori bene e ripeto, come altri ragazzi, sicuramente sarà importante per il nostro percorso. Zaccagni, che insieme a Calvano era una delle tue novità al San Vito Marulla di Cosenza, l'abbiamo visto ovviamente per vari motivi che già conosciamo, e questo nuovo assetto tattico, soprattutto questa disposizione, ti chiedo se potresti confermare col Carpi questa ipotetica formazione dove va a giocare a Cosenza. Non ho ancora deciso tutta la formazione, però penso che della partita e della formazione saranno quasi sicuramente Silvestri, Marrone, Matos, Laribi di Carmine, e poi gli altri li decideremo tra oggi e domani, ripetendo sempre lo stesso discorso, che saranno importantissimi tutti i ragazzi, perché la nostra forza dovrà essere quella di saper proporre di volta in volta anche interpreti diversi, ma con i risultati che siano sempre molto simili. Anche perché mister, tu tra poche ore farai la rifinitura, quindi gli ultimi dubbi li puoi appunto te li puoi tra virgolette cancellare proprio nell'ultimo allenamento. Faremo allenamento tra poco, quindi proveremo a capire quelli che possono essere interpreti giusti per affrontare la partita di domani. Ultima battuta, effetto Bentegodi, il famoso 12° uomo in campo, i tifosi hanno risposto anche quest'anno presente nonostante qualche polemica iniziale, però insomma i numeri della campagna d'ammoramento sono comunque numeri importanti e la spinta del tifo gialloblu per me è più unica che rara, nel senso che insomma possono essere davvero il valore aggiunto. La scelta vostra della panchina sotto la Sudan, questo è stato un messaggio molto diretto. Come sfruttare il fattore Bentegodi?
Quello dipende da noi, perché è un nostro obiettivo quello di riuscire a coinvolgere tutta la gente allo stadio, è un nostro obiettivo quello di ricreare l'entusiasmo, e il modo per poterlo fare lo conosciamo, e quindi vogliamo ripartire già da domani a cercare di trascinare questo pubblico, che sicuramente è un pubblico calorosissimo e che merita dei risultati importanti.